Ciao a tutti, che marasma, che caos. Oggi parliamo di quei piccoli accessori che riescono però a, in un certo senso, a renderci la vita più facile a bordo delle nostre fotocamere e che ci risolvono anche dei piccoli problemi che comunque fanno parte del lavoro del fotografo e della nostra piacevolissima attività di fotografare. Comincio con gli screen protector. Quante volte ci siamo trovati nelle condizioni di dover proteggere il nostro display da graffi accidentali, soprattutto le prime serie che non erano così trattate, non avevano dei vetri così perfetti come abbiamo oggi. Graffi ce n'erano, capita sempre, si infila nella borsa, magari in velocità. Insomma, questi screen protector che costano anche un occhio della testa, perché a volte veramente mi fanno un po' arrabbiare perché hanno dei prezzi elevatissimi, servono davvero? Ci servono? La mia risposta è sì, io sulle macchine li monto proprio per evitare che strisce accidentali, perché non c'è niente di peggio che vedere un vetro strisciato, mi toglie il gusto, sia che sia il vetrino superiore della camera quando leggo le informazioni, il mirino non ne parliamo, il pentaprisma per carità, ma anche il dorso. Allora, ci sono delle, al di là di quelli che fanno dei packaging stellari, che purtroppo poi ci fanno pagare, non è che ci regalino, ci sono dei copri display che sono davvero utili, sono, se applicati bene, fanno davvero il loro lavoro. Io li utilizzo anche perché può capitare quando siamo magari nella stagione calda, oppure siamo accaldati perché siamo arrivati di gran passo in qualche location, anche di accostarsi vicino al nostro display e sporcarlo, ungerlo magari con un po' di grasso della pelle. Insomma, a me sono cose che danno fastidio. Mi piace che le camere come gli obiettivi siano sempre in ordine, sempre puliti. Sto preparando un video sulla pulizia della nostra attrezzatura, che è fondamentale. Pallosa, però fondamentale. Allora, vediamo anche come applicare uno screen protector ad una fotocamera. Mi raccomando, non usate alcol, non usate solventi. La cosa che si usa di più nella fotografia per pulire i vetri, per pulire gli obiettivi, è questo. Una bella alitata, con l'avvertenza di non aver mangiato cipolle, sardine, cose insomma che possano urtare la sensibilità delle nostre fotocamere. Gli date una bella alitata, una pezzetta per pulire gli occhiali e tiriamo via quello che è la parte principale, cioè di unto di grasso. In questo caso abbiamo una 5D Mark IV. Ok, abbiamo tolto il grosso. Perfetto. Cosa abbiamo nel kit? Ne ho uno come tanti. Volevo provare questo della Afunta, perché comunque ce ne sono di tutti i colori sul mercato. Ho preso anche questo, il Glance Screen Protector, per la A7R. Vorrei capire se la differenza di prezzo, che costa un pochettino più del doppio di questo, vale davvero la spesa, perché comunque alla fin fine poi si tratta sempre di capire anche questo, i nostri soldi, se sono spesi bene o no. All'interno troviamo, ok, le salviettine per la pulizia, ne abbiamo due, per prima e per dopo. Ok, gli sticker per il dust remover, per togliere l'eventuale polvere che si deposita, perché nel momento in cui andiamo ad accoppiare i due materiali non abbiamo poi la possibilità, cioè se c'è la polvere rimane incastrata. E abbiamo qua il vetrino, che è uno serve per mettere giù e un altro per stenderlo bene e verrà tirato via. A parte che è bellino questo astuccio qua, è in simil legno, ma comunque dai, ben realizzato. E ci sono anche le istruzioni, per fortuna quelle non mancano mai. Le istruzioni ci dicono di cominciare a pulire per il primo passaggio. Il secondo passaggio è un ulteriore passaggio per togliere il materiale residuo ancora più fino. Poi prendiamo questo qua, lo stendiremo, vedremo come si fa, e automaticamente c'è la parte protettiva da stendere. Va bene, ok. Vediamo un po' se siamo in grado di farlo e come siamo capaci. Cominciamo con la pulizia. Ci danno due salviettine, una wet e una dry, una asciutta e una umida. Prima usiamo quella
umida, ah, però le hanno chiuse molto bene. Eccola qua. Però, magari dico appena appena, sembra il gioco del... Wow, dov'è? Ve la faccio vedere. Vabbè, forse potevano sprecarsi un pochettino di più, eh. Comunque, questa è quella umida. La mettiamo qua un attimo e andiamo a prendere invece quella asciutta per asciugare e tirare via tutto quello che... Anche questa è veramente minuta. Vabbè, è vero che il display è piccolo, però potevano renderci le cose più facili. Ecco, allora, in queste cose quando vi domandate perché costa 50 euro quello, perché costa 20 euro quell'altro, sono piccole differenze che nell'economia di scala di un produttore fanno la differenza. Sta a voi decidere se volete perdere qualche secondo in più ad aprire queste micro cartine o trovarvi un bel fazzoletto col quale dovrei stare zitto, perché voglio evitare che qualsiasi cosa possa cadere sul mio display. Effettivamente è veramente tirato a nuovo. Benissimo, nel caso ci fosse bisogno, vi faccio vedere, c'è lo sticker per togliere dei pelucchi. Io però non ne vedo né di qui né di là, quindi direi che è a posto. Proprio per ogni precauzione do anche, sì, una bella pompatina. Quindi questo qua al momento diciamo che non mi serve. Andiamo a prendere invece il vetrino. Allora, c'è uno sticker che vi indica il pull off dietro da tirare. Ho provato nel frattempo a provare a stenderlo bene bene bene, ma non c'è niente da fare. È un prodotto economico e purtroppo vale quello che costa. Non si riescono ad eliminare del tutto delle scarse, diciamo, delle zone di scarsa aderenza, a meno di premere troppo sul display, che è sempre una cosa che sconsiglio perché non è un'operazione che fa bene in generale. Quindi una volta appena si preme spariscono un pochettino, ma poi tornano subito. Ecco, questa è la prova che talvolta comprare delle cose che costano poco, in questo caso ho fatto questa scelta del prodotto perché ci sono due kit, e siccome la 5D come la 5DSR hanno un display molto simile se non identico, tra l'altro stavo guardando che anche non combaciano perfettamente gli angoli, quindi è un prodotto che io non utilizzerò e tolgo via subito perché secondo me non fa il lavoro che promette, non serve proprio a niente, quindi lo sconsiglio. Assolutamente, spendete qualcosa di più, come per esempio, vi dicevo, ho speso per questo glass protector della Sony, che per carità ha un packaging che secondo me potevano anche risparmiare un pochettino nel farlo così bello. Guardate, una scatola contro scatola con l'apertura addirittura, guardate, così colà, eccetera. Però effettivamente questo è un glass protector come si deve, anche per stendere bene senza premere con le dita. A punta, nel mio caso posso dire che è bocciata. Quindi abbiamo visto comunque come si stende, ma comprate qualcos'altro per le vostre fotocamere perché è troppo approssimativo. Anche la pellicola non copre al 100% il display, ma arrotonda molto i bordi, e sapete che è la parte più critica, perché basta che si incastri e si solleva un pochettino, oppure filtri un tantinino di aria, lo buttate via. Costa poco, ma vale niente. Vi aspetto ai prossimi video di PhotoArt. Ciao! Io devo trovare un altro glass protector per la 5D Mark IV.